Ciao, mi chiamo Massimo Sferrino, sono un militante di Forza Nuova Palermo. E Forza Nuova è un movimento che nasce nel 1997. Il nostro programma è fortemente incardinato su delle tematiche tradizionali, dalla lotta all'aborto, quindi la difesa fin dal concepimento della vita, alla lotta contro l'immigrazione selvaggia. Sono anche chiare le nostre origini cristiane e cattoliche, ci teniamo a sottolinearlo, ed è evidente già leggendo gli 8 punti del nostro che caratterizzano il nostro programma. How do you see this refugee immigration situation here in Sicily? Beh, la situazione è chiaramente esplosiva. È errato anche utilizzare il termine di immigrazione nel momento in cui si guarda al fenomeno, perché più che un'immigrazione proprio il carattere selvaggio della portata del fenomeno fa parlare più correttamente di un'invasione. Un'invasione volta alla sostituzione di un popolo con un altro, con masse che arrivano dal Nord Africa giorno dopo giorno. Cioè, non esiste giorno in cui si accendano i telegiornali e non ci rendiamo conto che a Pozzallo o a Lampedusa una quantità assurda di migranti raggiungono il nostro paese senza nessun controllo. Beh, quindi il problema, oltre ad essere di natura sociale ed economico, che già questo crea un'esplosività dannosissima per il nostro popolo, il problema è anche e soprattutto culturale, cioè questa massa di immigrati che viene nel nostro paese è chiaro che porta con sé un patrimonio culturale che è totalmente differente rispetto a quello nostro, è polarmente opposto. Basta pensare alla questione religiosa, portatori di altre culture, portatori di modi di vivere totalmente differenti rispetto a quelli nostri. Questo miscuglio culturale porterà nel corso del tempo alla perdita delle identità dei popoli d'Europa. L'Europa è nata cristiana e l'obiettivo dei poteri forti è proprio quello di sovvertire quest'ordine delle cose, attaccare le radici identitarie di un popolo, quindi la religione, attaccare la famiglia proponendo modelli di unioni totalmente contro natura. Così facendo si realizzerebbe un individuo totalmente attaccabile sotto ogni punto di vista, proprio perché privo di quei valori fondamentali che caratterizzano l'uomo. What do you think should be done about the situation? La situazione è facilmente risolvibile. Quello che si deve fare è il blocco totale dell'immigrazione e poi rimpatriare, cioè provvedere ad un umano rimpatrio di queste persone che dovranno essere ricondotte presso i loro paesi e i popoli d'Europa, così come i popoli di tutto il mondo, devono impegnarsi, chiaramente quelli che hanno un livello economico avanzato, devono impegnarsi per garantire a queste persone di poter sopravvivere nel loro paese, di poter vivere, cioè investendo nelle infrastrutture, mettendoli nelle condizioni di poter vivere nella loro terra senza bisogno di andare via. Cioè lasciare la propria casa, la terra nella quale si è nati è una tragedia per chiunque. Di questo siamo tutti pienamente consapevoli. Who and how many immigrants and refugees should you welcome? Beh, in questo momento nessuno. Ma perché oltre alla volontà ci manca la possibilità di poter accogliere della gente che provenga da altri paesi.